Via. Oh. Questo è il panorama che circonda la casa. Siamo sulla dorsale ovest della Valle del Cortino. Questo è il casale, ristrutturato per la totalità dell'esterno e per tutto il primo piano. Manca solo il secondo piano, ma è una ristrutturazione che lascio al gusto di chi la comprerà, perché ci possono fare più stanze da letto o stanze da bagno, ma per il resto mura, tetto, fondazioni, impianti, c'è tutto. È già abitabile il primo piano, funzionale, qui adesso siamo con 70 cm di neve e riusciamo ad avere acqua, corrente e tutto quanto. Abbiamo le colline intorno che vanno sulla Valvomano, quelli giù in fondo appena appena che si intravedono nella foschia sono i Monti delle Langhe, Langhe, non Laghe. Qui abbiamo la montagna, dietro sono le montagne gemelle e Teramo. Ecco, questa casa è assolutamente attrezzata per passare una settimana o un mese o tre mesi di questo tempo. È a 5 minuti a piedi dal paese sottostante, che forse si riesce a intravedere appena, il campanile, no, da qui no, poi col bianco non si vede. Più avanti c'è una sorgente naturale che dà acqua, l'energia elettrica ci arriva fino al palo che vedete giù in fondo, qui è sotterrata e non manca mai. È veramente particolare. Solo nel salone ci sono tre porte e finestre per un totale di quasi 6 metri quadri di vetro. Il 25% delle pareti è a vetro. La vista è ottima. 7 finestre sui piani superiori. Ogni stanza ha in media 2 finestre. La casa è luminosissima. Si affaccia, come vedete, su una terrazza naturale sulla Valle del Cortino. In fondo c'è un fiume. Addirittura c'è qualcuno che ha trovato le pepitine d'oro nel fiume. Siamo veramente nel cuore dell'Abruzzo. E siamo a soltanto 8 km da Teramo. 35 minuti dal mare e mezz'ora dalle piste da neve attrezzate, che sono state impianti di salita, sono stati fatti tutti l'anno scorso. È veramente un'occasione particolare e il prezzo è ottimo se calcolate che ci sono 8 ettari di tenuta a ciliegie. Si può fare un agriturismo, ci sono i finanziamenti, tutte, è una casa che ha estremamente tante potenzialità. Bene, allora arrivederci a presto, un saluto, ciao ciao!